In una splendida giornata di maggio, dopo il briefing, è inizio il lungo lavoro di bonifica dei fondali di Punta Manara, ovvero la punta che divide Sesta e Levante da Riva Trioso. L'obiettivo è quello di liberare dalle reti una zona ricca di vita animale e vegetale. La bellezza di questo tratto del litorale ligure non è solo nella costa. I suoi fondali sono pieni di vita e colore. Durante precedenti immersioni, la presenza di reti e lenze abbandonate è stata rilevata e segnalata alle autorità competenti. Oggi, 5 esperti sommozzatori, con l'ausilio di 2 biologi che scenderanno per monitorare l'attività, procederanno alla rimozione delle reti con l'ausilio di palloni di sollevamento. Una volta salpate, le stesse verranno esaminate dai biologi al fine di meglio comprendere l'impatto ambientale della pesca in queste zone di mare. Successivamente, gli stessi biologi torneranno ad immergersi per valutare attentamente la zona bonificata. Oggi è stata pianificata un'ora di lavoro sul fondo ad una profondità di circa 40 metri. Siamo nel dominio delle forme di vita incostanti, quelle che per svilupparsi hanno bisogno di un substrato duro e roccioso, e le dorsali di Punta Manara sono perfette per la loro proliferazione. La squadra si immerge sul punto precedentemente marcato con il GPS. E le reti vengono trovate immediatamente. Le formazioni presentano una notevole esuberanza di vita e il danno causato dalle reti da pesca è enorme. A queste profondità, la vita del fondo non è solo costituita dalle meravigliose gorgonie che vedete in queste immagini, ma anche da grandi spugne che spesso fungono da supporto per altre specie. Ciò rende indispensabile il laborioso lavoro di asporto delle reti che vedete in queste immagini. Sotto di esse non solo gorgonie, ma anche tante altre forme di vita. Ma le protagoniste di queste immagini rimangono le gorgonie, che nel mare di Punta Manara assumono colorazioni non visibili in altre tratte di costa. Le reti, come vedete, hanno un effetto devastante su questi bellissimi animali. E qui vedete come si procede per portarle in superficie e liberare il fondale dalla loro presenza. Si tratta di un lavoro lungo e laborioso, ma con diverse immersioni nel tempo riusciremo a liberare il fondale dalla presenza delle reti. Le gorgonie appartengono allo stesso ordine dei coralli e sono animali. Sono 8 coralli, per lo più ramificati, con uno scheletro interno percorso da piccoli canali che permettono il collegamento tra i singoli polipi. Sono organismi che si attaccano saldamente al fondale su cui crescono. Le gorgonie tendono a orientarsi perpendicolarmente alla direzione delle correnti, in modo che l'impatto dei flutti sia il più passivo possibile e le faccia piegare solo in avanti ed indietro. Le reti da pesca ovviamente impediscono questo loro movimento naturale.
Gorgonie rosse, gialle e bianche e margherite di mare sono solo alcune delle tante forme di vita che necessitano di essere salvaguardate. Sta ora ai biologi valutare con attenzione le reti salpate. Per la squadra termina così la prima giornata del lavoro di bonifica dei fondali di Punta Manare.